Circuito stretto e difficoltà di sorpasso. È l'Hypri di Monaco, nona tappa del campionato ABB FIA Formula E riservato alle monoposto 100% elettriche. Monte Carlo non fa sconti a nessuno e nella gara più tranquilla della stagione, il campione in carica Jean-Éric Vergne ripete il successo di Sagna e si porta in testa alla classifica piloti dopo aver conquistato anche la pole position. Seconda sul podio la Nissan di Oliver Rowland, spostato in griglia dalla prima alla terza posizione a causa di una penalità. Terzo dietro di lui Felipe Massa, che conquista il primo podio della sua carriera in Formula E. La giornata trionfale del team è stata completata dalla bella rimonta dell'altro portacolori di ST Città, André Lotterer, che ha contribuito a mantenere la leadership nel Mondiale Costruttori con un nono posto, dopo essere partito dalla ventesima posizione a causa di un errore commesso durante le qualifiche. Sono molto contento, vorrei avere i tre punti da pole, questo non lo capisco, ma no, sono sì, molto contento di questo risultato, era una giornata perfetta. Non era una gara facile, ma era una gara under control. Grazie alla sua seconda vittoria stagionale nell'Hypri di Monaco, Jean-Éric Vergne torna in corsa per il titolo e interrompe il ciclo degli otto diversi vincitori nelle otto gare precedenti. Vergne e Lotterer ora guardano tutti dall'alto in classifica piloti con un solo punto di differenza tra loro, confermando la leadership del team di ST Città. Finale di stagione al Cardiopalma, col prossimo appuntamento programmato il 25 maggio all'Hypri di Berlino. Penultima tappa europea prima della doppia gran finale a New York.